Maurizio Legrasso, figli della me. Come state? Danny Five. Danny Five. Raga, Danny Five è scomparso dalle scene per un po', poi è successo lo scioglimento da Macete, di cui noi non sappiamo nulla, anzi, se qualcuno volesse dirci qualcosa, se non ci arriva qualche tipo di querela... Sì, se avete sapere. Comprato il giornalino del gossip del rap e volete fare il copia e incolla qua sotto e poi dire ah guarda che io ho un magazine, siete in grado di farlo. Ah, poi il copia e incolla del gossip dopo 5 anni potete farlo, ragazzi, non c'è problema. Non è una cosa che è saputa da 5 anni, ma soltanto perché adesso ha detto un esponente più in alto, allora tutti quanti è vero, esponente rap più grande di quelli che parlavano molto prima, perché non gli diamo un cazzo di attenzione. Vabbè, ma questo è il gioco del rap. È il gioco. Ieri sai cosa pensavo stamattina in treno, venendo qua in treno? Dentro una bomba da qualche parte? No, quello lo pensavo già a 16 anni e ho dovuto cancellare il sito. Cioè, uno dei più grandi gruppi trap in Italia, più seguiti, più famosi, più soft featuring con tutti, ha costruito il suo impero comprandosi i numeri, comprandosi le view e su un pubblico di 12 anni. E infatti cosa stanno raccogliendo? E tutti gli altri rapper, anche quelli più true, sono lì, belli questi numeri, e poi rompono il cazzo a noi. Che cosa vi rimane? Vi rimane da cacarvi il cazzo a vicenda, perché non vi incula più nessuno. Questo vi rimane. Sì. Non ci si inculava più nessuno dagli anni proprio. Senti, Danny Five invece si leva dal cazzo tutta questa marmaglia di gentaglia. Fa i cazzi suoi e non faccio... vuole essere rotti i coglioni. Ecco, e c'ha ragione. Avanti proprio. Quindi, perché gli Arcade Boys li rompono i coglioni così per goliardia? Però siamo curiosi perché Danny Five, non essendo il nostro rapper preferito, ma essendo un rapper molto poliedrico e molto bravo, esatto. Siamo curiosi. Quindi, anno zero. Quindi, proprio la spaccatura. Da adesso si ricomincia. Vai. Nessuno parla, tipo imbavagliato, pieno di merda che bastavano 2 minuti, eh? Sono uscito, ma siamo rimasti fermi come il cargo a Suez. Copie di ego se ne vanno, noi preghiamo i santi. Vabbè. Dopo solo per rifanno il ponte a Genova. Una sensazione di certezza che si sgretola, che tanto poi chi paga non è mai chi se lo merita. Caso chiuso, paghi troppi abusi. Bravo mago, per chi illude, fa sparire sotto il... ciò che è nulla. E il suo 2020 e il cambiano 2020. Ma chissà cosa diranno di te. Cazzo, si ferma, poi scorre il chiostro. Torna anche la svastica insieme alle altre mode. Oggi chi ci sa, sono supereroe. Mi distruggi Freud. Il piede di porco, il ginocchio dello sbirro. Ma l'argomento è clown. Mi dicono hey tu, quando lotti sulla terra non hai dei su. Anarchia. Ci hanno preso in giro. Cambia il presidente, non cambia lo squilibrio. Strage. Vabbè, tutto quello che voglio. Taglia melodica è bellissima. Sembra quel rap figo che facevo anche prima negli anni 2000. Che figo. Già strage. Cambiano 2020. È una bomba. È una bomba. Figa. E ha fatto un urlato suo. Non ha copiato nessuno. Ha trovato il suo modo di urlare le cose. Sì. Non era Salmo, non era Taxi B. E basta. Sì. Radical. No, sì. No, sì. Però figo, bello. È da un po' che non lo facciamo. Ti vorrei chiedere di leggere il testo di questa. Di analizzare il testo. Sto in fissa. Perché ho sentito 2 o 3 cose che vorrei approfondire e capire effettivamente dove si è spinto. Sì. Sembra che stavolta non abbia più vincoli. Sembra che questa volta debba possa scrivere... dire il cazzo che vuole. Esatto. Possa dire il cazzo anche che vuole. Anche politicamente parlando, eh. Esatto, molto anarchico, molto figo. E infatti anche ci piace un po' la roba di Floyd, i poliziotti della svastica. Per tutti quelli che mi chiedono, Barlo, ma perché hai una svastica sul braccio? Grazie. Venite in live su Twitch alla sera, che facciamo le live sull'esoterismo e vi spiego tutto. Ma non rompete il caos, se no aprite Wikipedia. Per favore. Per favore. Nessuno parla tipo imbavagliato, è qua già come prima. Quindi l'omertà, no? Quello che abbiamo detto all'inizio. Sono 4 anni che diciamo le cose, adesso perché non possono più nasconderle o perché si devono fare le ripicche e tutti a fare copia e incolla. Va bene. Prendo la pala, scavo nel passato, quindi torno indietro. Mm-hmm. Un anno degno della trama di un B-movie, ovviamente parliamo del Covid. Così pieno di merda che bastavano 2 minuti per raccontarlo. Sì. Anche perché il tempo sembrava dilatato, ma in realtà ristretto. Abbiamo perso 2 anni. Sono uscito prima per non fare danni. Questa la vorrei capire meglio. Dici, uscito prima da... da che cosa? Da Macete, o è uscito prima con questa uscita? Non lo secondo so, non si sa. O dalla scena in generale che si è fatto i cazzi suoi, perché sennò mica se devo parlare io vi spacco
tutta la faccia. Quello intendevo, chissà, adesso andiamo avanti, magari sì. Come dalle gambe sue o come dello UK, dell'Unione Europea, ok. Sembrava di andare forte tipo razzo su una Buell, questo penso prima, no? Quindi sì, si sentiva quando molto era, sembrava di andare forte, ma siamo rimasti fermi come il cargo a Suez. Ok. Quindi, magari parla proprio di situazione Covid o parla di una vecchia. No, magari situazione. Sembrava di andare forte il rap, no? Prima del Covid, che era tutto hype, esatto. Musica da fast food, numeri finti, tutti andavano forte, tutti erano ricchi, tutti erano belli, tutti poi sbadam, e si è scoperto poi che era tutto costruito sul niente. Esatto, un bellissimo spaccato in 2 minuti di canzone, in 2 secondi. Intanto andiamo avanti, perdiamo sempre i grandi, Kobe e Diego se ne vanno, noi preghiamo i santi, dopo solo male, covo d'ansia sale. Minchia, che bella la scrittura. Non è simulare, leggo sul giornale nuovo virus alert. In tutto questo andiamo avanti, perdiamo i grandi, muoiono i nostri idoli, noi preghiamo e intanto ci abbiamo l'ansia per il Covid. Poi rifanno il ponte a Genova. Eccolo. Uno come me certe cose non le dimentica. Ah, qua che continua, questo è il pezzo che inizia la politica. Esatto. Con la sensazione di certezza che si sgretola, che tanto poi chi paga non è mai chi se lo merita. Sappiamo anche che c'è tanta gente già che l'ha scritta, come Tedua, come i ragazzi di Genova che si sono occupati, ma ricordarle queste cose non è mai male, proprio perché l'Italia non deve dimenticare. Dal primo caso a casa chiusi, caso chiuso. Wow. Vivi e paghi, troppi abusi, pochi aiuti. Lo Stato è un bravo mago perché illude e fa sparire sotto il naso ciò che annusi. Non c'è, dai, non dovremmo spiegarla, non credo che bisogna spiegarla. In casa chiusi, caso chiuso, ok? Vivi e paghi, basta. Guarda, volevo fare una live proprio su queste cose, ma poi magari si annoiano a parlare di politica. Grazie al 2020 e ai suoi 2020, e non c'è più solo pioggia dentro, cambiano 2020. Allora, oh, è bella sta cosa. Sai cosa ci ho visto io in qua? Quando non c'è più solo pioggia dentro, cambiano 2020. Quando nel lockdown c'avevi solo la pioggia dentro perché pensavi solo al lockdown. Sì. Dopo, quando sono cambiate 1000 versioni, sia i politici che i medici ti dicevano mille una cose, certo. ogni giorno c'è una cazzata diversa, ogni giorno si inventano una variante diversa, ogni volta cambia la legge e tu cambi 1000 volte situazione e cambi 1000 volte parere sulla stessa cosa. Certo. Anche quella caso Malika. All'inizio poverina, cazzo. È perché non sapevamo. Non sapevamo che era uguale a tutto quello che diceva di odiare. Esatto. E ci piace. No, a me non piace. A lei piaceva però. E poi c'è un bellissimo ritornello. Sarai quello che non se n'è mai andato. Chissà cosa diranno di te i libri. Una canzone non cambierà il mondo. Il sangue si ferma e scorre l'inchiostro. Ma scusami, qua citando Salmo? Ma può essere che citando Salmo, ma una canzone non cambia il mondo l'hanno detta in tanti prima di Salmo, sì, fondamentalmente. Però ci sta. Che una canzone non cambia il mondo, però magari in quel momento ti cambia a te qualcosa. Come dice il buon Sfera. Sorrisi di plastica stanno stappando un moè. E qua si ritorna a parlare di prima. Torna anche la svastica insieme alle altre mode. Oggi ovviamente qua si parla sempre di una situazione molto pesante come Covid, e soprattutto l'Italia che viene martoriata da una politica totalmente sbagliata, che sia politica di immigrazione, che sia politica interna dell'Italia. Crea un tessuto sociale molto debole che va poi ad attaccare le categorie più deboli. E ci si attacca dei simboli e delle simbologie che magari sarebbero veramente totalmente lontani dal nostro immaginario, dal nostro mondo, ma lo si fa perché siamo un popolo di ignoranti. Oggi chi ci salverà non sarà un altro Noè, tutti con la maschera, nessun supereroe. Tu dici che lui vuole scrivere una strofa messianica, avvenentista, millenaria, eh? Non ci salverà un altro Noè, ci salveranno gli UFI, dice lui. Può essere. Mi distrugge il video di Floyd, non respiro, qui mi sembra davvero di stare in Black Mirror. Okay. Il piede di porco e il ginocchio dello sbirro. Ma l'argomento è caldo, come possono coprirlo? Anche qua il silenzio stampa, i mass media che col Black Mirror, no? Che ti distraggono con le minchiate, e poi per non parlare delle cose veramente importanti. Certo, la sostituzione dell'informazione. Mi chiedono, ehi tu ora quanto sei giù? Che tra poco esplode tutto e mi sento a Beirut. Il mio nome è sul Death Note, ma non sei Ryuk, ovviamente. Quando lotti sulla terra non hai dei su. Allora, quando lotti sulla terra non hai dei su. Però dovete scrivere dei con la maiuscola. Esatto. Se no sembra un articolo. Infatti non capivo. Vabbè, però a parte questo, ovviamente è sempre una domanda retorica che gli viene fatto. Lui ovviamente fa delle citazioni anche a cultura popolare. Ovviamente ritroviamo Death Note e i bombardamenti. Guarda qua, ora siamo censurati nei pensieri. Come puoi sognare oggi se agli incubi di ieri? Non ci siamo presi niente. Ci hanno preso in giro. Cambia il presidente, non cambia lo squilibrio. Fotografia perfetta della situazione politica in questo momento in Italia, da 2 anni a questa parte. Ma poi, censurati nei pensieri, quando ti dicono tu queste
queste cose non le puoi neanche pensare. C'è il pensiero unico, è questo. E se pensi diverso da quello che ti imponiamo, sei cattivo, sei politicamente scorretto, sei un fascista, sei un omofobo, sei un sessista, sei cosa, sei un diverso, ma... Però devi essere quello che ti dico io. È una sorta di bullismo fatto da dal senso del brano. Pensa che Danny Five, quanti spunti di riflessione. Finiamola, dai. Se questo rap, sono contento. L'anno zero per tutti e ci siamo ancora dentro. Somiglia a un taglio con la carta profondo e lo senti dopo. Se esci, regala un motivo per ripartire a chiunque incontri. Là fuori, certo. Che bello comunque essere positivi, quindi non affossare gli altri ma dare una spinta. E dopo tutto il pezzo che è molto pesante, sì. Molto... Ma proprio perché è tutto pesante tu devi essere positivo. Esce fuori questa e cosa. E cercare di spronare gli miglioriamo. Altri. Miglioriamo. Intanto preghiamo, anno zero 2020. E da i qui... suoi 2020, qui non c'è solo pioggia dentro, cambia il 2020. Bella, cazzo. Bella. Allora, intanto strage, produzione tutta in crescendo, molto... Quasi crossover anche, eh? Quasi crossover senza però essere schitarrata. Sì, c'erano però... i bassoni che davano quell'effetto molto bella. Dani, la struttura. Struttura di Cristo. Ecco, io spero, raga, che il ritorno di Danny Five sia così e che arrivi in questa maniera, perché questo è rap che mi ascolto pure io. Sì. Questo è un rap dove non serve neanche la rap reaction, perché è un rap che lo ascolti, lo capisci ed è fatto bene. Esatto. Cosa devo dirti? Danny Five, Favo? O Danny Five, bravo? Ciao, Agna.